Si sono sposati. La bellissima ha detto sì al suo calciatore fiori d'arancio anche per Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che si sono sposati il 20 luglio 2024 in Argentina, precisamente a Buenos Aires. La cerimonia super blindata. All'uscita dalla chiesa però c'erano decine di fotografi e giornalisti. Si sono sposati. La bellissima ha detto sì al suo calciatore. Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati, coronando il loro sogno d'amore che dura dal 2019. I due hanno detto sì sotto la pioggia, nel pittoresco scenario del Dock Aras de Exaltación de la Cruz, alle porte di Buenos Aires, non lontano dalla casa d'origine della sposa, è avvenuta la cerimonia riservata a pochi intimi. Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati. Dybala e Sabatini hanno chiesto espressamente di non fare foto e video perché ci sarà un fotografo che scatterà le foto e farà i video durante la cerimonia, in modo che gli invitati possano godersi appieno la festa. I loro outfit meravigliosi. Il campione della Roma ha scelto un classico completo color blu notte firmato Battistoni, con la cravatta color grigio chiaro. La sposa, invece, ha optato per un abito di Dolce & Gabbana. Un vestito a sirena senza spalline, molto elegante. Oriana Sabatini aveva i capelli quasi tutti raccolti. Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati, gli outfit, la location e gli invitati. Chi c'era tra gli invitati al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini? Lisandro Martinez, giocatore del Manchester United e difensore dell'Albiceleste, è stato l'unico calciatore fotografato al suo ingresso al Dock Aras. Presenti anche Angel Di Maria, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso e Cristian Romero, accompagnati dalle compagne, e Rodrigo De Paul che è venuto da solo. Invitati anche Leandro Paredes e sua moglie Camila Galante, Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati, la lettera della madre della sposa. Gli sposi hanno fatto un ingresso incredibile nella location dopo la cerimonia religiosa. Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono scesi mano nella mano dalla loro Bentley d'epoca. La madre della sposa, Catherine Fulop, aveva pubblicato poco prima delle nozze una lunga lettera d'amore alla figlia che ha poi letto durante la cerimonia. Ed è arrivato il grande giorno figlia mia. Frammenti della lettera a mia figlia che si sposa oggi. Ho piena fiducia nella decisione che stai facendo, prendendo Paolo come sposo. Sento che hai visto nella sua bontà, l'umanità del suo cuore, il buon padre che potrà essere per i tuoi figli, se Dio li benedice con questa felicità. Desidero con tutto il mio cuore Paolo ti ami tanto quanto tuo padre ha amato me e noi per tutto questo tempo. Ti amo per sempre figlia mia.